La vittoria nel derby sigla la pace tra la Nocerina e i suoi tifosi dopo i risultati non esaltanti delle ultime settimane, una vittoria dunque che vale molto più dei 3 punti in classifica perché consente ai rossoneri di affrontare con maggiore convinzione il proseguo del torneo. Per l'Avellino un altro stop che frena la rincorsa ai primi posti ed alimenta qualche dubbio sulla reale consistenza di un gruppo apparentemente forte ed esperto che però si esprime con troppa discontinuità. Al San Francesco gli oltre 5.000 spettatori hanno assistito ad un derby bello ed avvincente, soprattutto nel primo tempo, con una Nocerina molto diversa da quella vista in passato. Al 23esimo la svolta, l'ex Evaco, con un tocco quasi impercettibile in aria, ha ingannato così l'estremo difensore avversario ed ha regalato il meritato vantaggio alla Nocerina, il gol decisivo. Ad Evaco, prima della mezz'ora, è stato poi annullato, giustamente, dopo le proteste degli ospiti, un gol irregolare, messo a segno con una mano. Nella ripresa è mancata la reazione veemente dell'Avellino, la Nocerina ha legittimato il vantaggio producendo altre occasioni. Il raddoppio non è arrivato nonostante altre occasioni, ma alla fine i molossi hanno incassato i 3 preziosi punti ed hanno così raccolto gli applausi dei tifosi rossoneri. Ascoltiamo ora gli allenatori delle due squadre, soddisfatto Auteri per la vittoria ottenuta, deluso invece il tecnico Irpino Rastelli. Oggi abbiamo giocato con 2,93 e 2,92, hanno fatto una grande prestazione, tutti e tre, Valdan, Crescenzi e Chiosa, però è chiaro che sul piano dell'esperienza giocatori smaliziati così come Castaldo, come De Angelis, soprattutto nei contatti fisici, in alcune situazioni abbiamo pagato dazio, però abbiamo preparato questa partita per cercare un po' di sorprenderli. Avevamo preparato proprio i primi 10 minuti verticalizzando molto per accelerare i ritmi, perché noi poi anche col pubblico, insomma, in questo momento non abbiamo un grande rapporto, quindi avevamo voglia di giocare inizialmente così, sulle seconde palle, per alzare i ritmi e per metterli in difficoltà, e credo che questa sia stata una chiave importante della partita, l'abbiamo voluto, l'abbiamo preparato in settimana. Ma naturalmente sul piano del gioco vorrei di più, so che non riusciamo ad giocare con quella tranquillità che dovremmo. Si butta troppo facilmente la palla in avanti e di conseguenza lì poi diventa tutto un tamburello. Nell'ultima parte di gara abbiamo cercato un po' di più di giocarla, naturalmente la Nocerina si era abbassata, trovavamo un po' più di spazi, però alcuni ragazzi non hanno la tranquillità, in questo momento la personalità per poter prendere il pallone e fare giocare con più